Poracci, sono stato dissato ed è una cosa gravissima. Prego. Sappiamo che le maledizioni sono di casa a Karim, tant'è vero che questo poro stronzo, poro stronzo, poro stronzo, poro stronzo. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di collezionismo e vorrei farlo proponendovi una lista dei titoli più rari e ricercati per Wii. La console ha avuto una grandissima diffusione, nonostante presenti una libreria molto vasta, purtroppo composta per la maggior parte da fuffa, i giochi non vendevano poi così tanto. A livello collezionistico ci troviamo quindi in una situazione un po' paradossale, dove la console non è ricercatissima tra gli appassionati e i prezzi non sono ancora schizzati alle stelle, come è successo per altri sistemi, come il GameCube. Però i GameStop iniziano a svuotarsi e nonostante i prezzi siano ancora contenuti, non è affatto semplice reperire alcuni titoli, soprattutto se completi e in versione italiana, Triangolo Blu. Insomma, questo potrebbe essere uno degli ultimi momenti utili in cui iniziare a collezionare per Wii, quindi spero che questo video possa esservi d'aiuto. Devo ringraziare però tantissimo Vittorio di The Wii Channel, ovvero Dottor Wii, che mi ha aiutato tantissimo in questa ricerca. Vi lascio in descrizione il link al suo canale, mi raccomando, seguitelo, soprattutto se volete vedere la sua collezione Wii, che è semplicemente impressionante. Prima di iniziare, mi raccomando, come al solito, vi ricordo di supportare il canale con un semplice gesto, magari lasciando un like, oppure attivando la campanella delle notifiche. Altrimenti seguendomi su tutti i social. E se proprio volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Iniziamo! Partiamo da quello che probabilmente è il secondo titolo più raro per Wii. Ed è anche un nome che è una costante per tutte le console Nintendo, ovvero Fire Emblem. Anche su Wii, infatti, le quotazioni di Fire Emblem sono molto alte e Radiant Dawn viene spesso venduto intorno ai 100 euro se usato in buone condizioni. Se siete amanti della serie di strategici, questo è un recupero quasi obbligato. Attenti però perché si tratta di un gioco vecchio stile con una difficoltà considerata elevata anche per gli standard dell'epoca. La Wii viene ricordata come una console che ha aiutato a far tornare popolare un genere che in quegli anni stava svanendo, quello dei JRPG. Il trittico di capolavori che arrivò sulla console, composto da Xenoblade, The Last Story e Pandora's Tower, è molto ricercato tra i collezionisti, anche perché tutti e tre i giochi ricevettero una limited edition. Queste collectors non raggiungono cifre folli, si possono recuperare anche sotto i 100 euro, ma sicuramente non sono così facili da reperire. Io in collezione ho sia The Last Story che Pandora's Tower, mentre mi manca quella di Xenoblade, che fu contraddistinta da una piacevole aggiunta. Delle tre, infatti, è l'unica a presentare un bundle con un Pro Controller in edizione limitata, di colorazione rossa. Con l'uscita della Definitive Edition su Switch, le quotazioni si sono abbassate e forse questo è il momento migliore per recuperarla. A proposito di nomi noti, anche quello di Metroid è uno di quelli che attira l'attenzione dei collezionisti, ma non per Metroid Prime 3, bensì per la Trilogy. Infatti su Wii arrivò questa collection che comprendeva tutti e tre i capitoli della serie Prime, con i primi due che venivano aggiornati dalla loro versione GameCube con grafica migliorata, caricamenti più veloci e controlli aggiornati per supportare i Wiimote. Se la recuperate, mi raccomando, controllate che abbia il cartoncino esterno e se non avete fretta, potete sempre aspettare che venga annunciata la tanto rumoreggiata versione in HD per Switch. Questo potrebbe abbassare sensibilmente il prezzo. Tra l'altro, in Giappone non fu mai rilasciata e al suo posto Prime 1 e ICOS furono venduti separatamente, rendendo queste edizioni ricercate anche in Occidente. E che listone di giochi rari per Wii sarebbe se non citassi la Limited Edition di The Legend of Zelda Skyward Sword, un'edizione limitata pensata per festeggiare i 25 anni della serie. È vero, Skyward Sword è probabilmente uno degli Zelda in 3D meno apprezzati, ma ragazzi, si tratta di una limited bellissima. Al suo interno, oltre al gioco e al ciccionissimo manuale di istruzioni multilingua, c'è anche una sound selection che raccoglie alcuni tra i migliori brani dei 25 anni di storia della serie e un Wiimote Plus in versione dorata per giocare scomodi ma con stile.
Sì, insomma, sto aspettando con impazienza la remaster per Switch. Passiamo ora a un titolo sicuramente meno conosciuto, ovvero A Boy and His Blob. Si tratta di un platform in due dimensioni a scorrimento laterale ad opera di Wayford Technologies, lo studio dietro alla serie di Shantae. Il gioco è una reimmaginazione di un grande classico per NES e fu apprezzato tantissimo dalla critica, sia per aver modernizzato il gameplay, adattandolo agli standard dell'epoca, sia per l'ispiratissimo art design. Attenzione che da rimediare in italiano in buone condizioni non è affatto semplice. Con la Torre delle Ombre abbiamo un altro puzzle platform dal concept molto interessante che però fu sostanzialmente ignorato da critica e pubblico. In questo gioco l'obiettivo sarà quello di guidare l'ombra del protagonista verso il suo corpo, che si trova appunto in cima ad una torre. In questo caso i prezzi sono leggermente più alti rispetto a Boy and His Blob e sebbene non si tratti ancora di titoli super rari, come l'impressione che con l'avanzare del tempo le loro quotazioni saliranno sempre di più. Ora una vera chicca che probabilmente senza l'aiuto di Vittorio non sarei mai riuscito a tirare fuori. Lego Indiana Jones e Lego Batman non raggiungono quotazioni eccessive, ma sono difficilissimi da trovare in versione italiana e in buone condizioni. Questo perché, dopo che Twilight Princess fu patchato, rendendo impossibile l'exploit che permetteva di bucare la Wii, gli hacker riuscirono ad ottenere gli stessi risultati con questi due titoli. La conseguenza è che ben presto furono ritirati dal commercio e la loro diffusione fu estremamente limitata. Quindi, se per caso ve ne ritrovate una copia dimenticata da qualche parte, sapete cosa fare. Ci mancano gli ultimi tre titoli da passare in rassegna e inizierei con Detective Conan, il caso Mirapolis, un'avventura grafica ispirata alla celebre serie anime. Non si tratta di uno dei titoli più rari in assoluto, siamo dalle parti di A Boy and His Blob, ma ho deciso di metterlo alla fine perché è uno di quei titoli che effettivamente sono riuscito a recuperare con una bella botta di cubo dal GameStop a un prezzo stracciato qualche tempo fa, ed è quindi la dimostrazione di come sia ancora possibile collezionare per Wii senza spendere necessariamente una fortuna. E chiudiamo con due vere rarità. La prima è Legend of Sayuki, uno sparatutto a scorrimento in due dimensioni. Si tratta del terzo episodio della serie Kiki Kai Kai, ma siccome ci fu un problema di diritti d'autore con Square Enix, allo sviluppatore Starfish HD fu imposto di eliminare qualsiasi riferimento al brand. Il risultato è un gioco semi sconosciuto, che nonostante arrivò sia in America che in Europa, fu recensito da pochissime testate, con voti tutt'altro che entusiasmanti, e giocato da ancora meno persone. Buona fortuna nel recuperare una copia italiana, o meglio multilingua con lo spagnolo, in buone condizioni, impresa tutt'altro che semplice. E per finire il sacro graal del collezionismo su Wii, Dokapon Kingdom. Come? Non lo avete mai sentito nominare? Beh, ci sarà un motivo se è uno dei giochi più ricercati tra i collezionisti. Si tratta di un particolarissimo ibrido tra un JRPG e un board game alla Mario Party, e infatti include anche una modalità multiplayer fino a 4 giocatori. Il titolo è un remake di un vecchio gioco per Super Nintendo e ne uscì anche una versione PS2. Ed insieme a Fire Emblem è forse il titolo più raro per il mercato europeo, e le aste su eBay per la versione PAL si chiudono tranquillamente sopra 100 euro. Di sicuro non è il titolo più interessante della lista, ma si sa, molto spesso il collezionismo funziona così, le quotazioni raggiunte nel mercato non rispecchiano assolutamente il valore del gioco. E questo, poracci, era tutto per il video di oggi. In realtà esistono molte altre rarità per Wii, quindi fatemi sapere nei commenti se questo format vi piace e se magari vorreste vedere un secondo episodio e magari iniziare a parlare anche di altre console. Intanto ditemi se conservate gelosamente uno di questi titoli oppure ve ne siete liberati senza conoscerne l'effettivo valore. Prima di salutarvi ringrazio ancora di cuore Vittorio di The Wii Channel, ovvero Dr. Wii, per l'aiuto che mi ha dato nella realizzazione di questo video. Trovate il link al suo canale in descrizione e se volete supportare il mio lavoro lo sapete, potete farlo in mille modi diversi, con un like, attivando le notifiche oppure seguendomi sugli altri social o donandomi un caffè virtuale su Ko-fi. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Collezionismo, Michele Wii, ciao!